È bello vedere qualcuno che non sia un necromorfo o un cadavere comunque. Per quanto Strosto non sia proprio stupendo e abbia svariate problematiche, Ellie ha una visione pizzico più interessante. Ragazzi, tenete duro. Sto arrivando. O almeno spero. Is he alive? Isaac Clarke. I'm going to show you some images and I want you to tell me about them. Get it off me! Controllo pressurizzazione. Pericolo estremo. Viviamo da un bel po'. Ragazzi, aspettatemi. Ok, quindi ventole, quelle maledette. Più di una. Plurime. Come sono plurimi i pericoli? Lì abbiamo un terminale, diavolo. Ok, c'è molto molto chiasso. Questo non aiuterà moltissimo. Ok, tu sei veloce. Tu non sei morto. Oh, quello ci ha sputato. Stai lontano. Stai molto lontano. Ok. Estremo pericolo, appunto. Maledizione. E noi non abbiamo già più munizioni. Mine a detonazione. Utili fino a un certo punto. Io vorrei silenziare questo luogo, fermarlo in qualche modo. Allora, pare palese che dovremmo utilizzare quest'arma per il momento e quindi è il caso di potenziare a lei dovendo scendere. Oh, diavolo, che casino. Anche il rig però non è una brutta scommessa, ma abbiamo solamente due nodi. Che vuol dire? Potenziare la velocità potrebbe essere comunque positivo. Ok. Non abbiamo nient'altro. Non abbiamo medpack di alcun tipo, ma cerchiamo di spulciare al massimo il tutto. Con spulciare intendo calpestare violentemente. Qui dietro avevamo un negozio di qualche tipo, ragazzi. Temo di no. Ok, ci ho sperato. Ci ho sperato. Ad ogni modo davvero c'è troppa confusione qui. Dovremmo farci l'abitudine finché saremo nell'area. Sì. Accesso a gravità zero. Quantomeno c'è meno rumore e non abbiamo problemi di ossigeno. Quello credo sia sangue. Già. Bellissimo. Quello era uno di quelli a cui si poteva sparare per creare un'energia, ma non abbiamo niente a cui. Ok,
Ci interessi. C'è una specie di sistema di ventilazione là sopra. Già, lo spegnimento manuale dell'impianto ha bloccato in sede tutte le valvole della pressione. Dovrei trovare un modo per forzarne l'apertura. Forzarne l'apertura. Allora, agganciare un propulsore. Usa il modulo cinetico per applicare. Sì, stavo immaginando che a questo punto fosse qualcosa del genere. Ma così lo forzeremmo a chiudersi più che aprirsi. Ma forse è quel che dobbiamo fare. Ora, ci è possibile per puro caso non sprecare una pallottola? Magari lanciandogli un corpo. Tu sei un essere molto grande qua. Riproviamo. Sì! Oh diavolo! Ok. In modo, quest'arma qui a gravità zero non è troppo utile, ma il suo fuoco secondario potrebbe comunque aiutarci. Tecnicamente. Ora non possiamo lasciarci sfuggire nessuna di queste scatole, perché siamo letteralmente senza niente. Pack di stasi non era la cosa che più avrei voluto, ma è comunque quantomeno merce di scambio. Tu invece sei bellissimo, munizioni. Va bene. Il nostro fuoco secondario è comunque molto lento. Non tanto una volta sparato, ma è lento a caricarsi. Questo sarà da tenere presente nel probabile caso in cui ci sia da sparare a qualcosa o a qualcuno. Di qua non si passa, ok. Ancora? Quanto pare la tua amica ha riattivato l'installazione. Dovrò ringraziarla per avermi fornito la tua posizione. Ho bloccato il ciclo produttivo in attività. Con te lì dentro. È la fine, Clark. Non deve finire così, Tideman. Invece sì. E così sarà. Addio, Clark. Questo Tideman mi sa di secondo in secondo sempre più antipatico. Allora, noi abbiamo modo di gestire tutto con della stasi, volendo. Orientare verso il terreno. Sì, più o meno lo sapevamo. Oh, diavolo. Sento che andrà molto male. Ora, con calma. Io. Mi piace moltissimo, oddio. Ok. Non abbiamo fretta e dimmi che non ci attacchi dei necromorfi. Quello potrebbe essere un bruttissimo momento. Comunque al massimo vorrei. Oddio, quello è un necromorfo. Oddio. Diavolo, lo sapevo. Non è il momento, ragazzo. Davvero non era il momento. Ok. Ed è possibile che ogni zona in cui andiamo è particolarmente chiassosa? Lì la stasi potrebbe essere un nostro alleato. Un medikit, sì. Soldi in genere non ci tenevo così tanto, ma adesso comunque possono sostituirsi con preziosi medikit o munizioni. Già, sì, la stasi è davvero l'unica cosa che ci può salvare qui.
riuscito a mancare. Vabbè, fantastico. Ok. Ok, 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 velocemente. Velocemente in su. Oh, diavolo. Ok, questo luogo non è davvero dei migliori. E noi l'ultima volta che siamo riusciti a tirare un po' di fiato era un po' di tempo fa. Guarda come li tira dentro. Muori, bastardo. Decisamente ho sprecato troppi colpi per te, ma è andata così. Ora anche il tuo amico, se cortesemente morisse, sarebbe positivo. Ah, diavolo. Anche lì non ho ben chiaro cosa noi si possa dover fare. Ellie, non puoi disattivare queste sarebbe cose. Ottimo. No, in qualche modo Tideman è riuscito a escludermi dall'intero sistema. I miei codici non sono più validi. Stai scherzando? Oh merda, qualcosa si avvicina. Pure? Strauss, dammi una mano con la porta. Ho bisogno che tu lo veda. Ho bisogno che tu segua le fasi. Cosa? Oh. No, devi solo stare zitto e aiutarmi. Dannazione. Diavolo. Ellie, Ellie. Sapevo che non avrei dovuto minimamente sperare in qualcosa di positivo nella mia vita. Ok, ci siamo. Immagino che ci saranno altri fottio di alieni in giro. Esattamente. Fottio, parliamo solamente di due? Due potrebbe andare anche non così male. Per caso abbiamo qualcos'altro per ricaricare la stasi? No. Noi abbiamo un pack, ma se riuscissimo a tenerlo per venderlo sarebbe infinitamente meglio. Lì cosa abbiamo? Un pannello? Energia? Munizioni, anche queste sono molto utili. Medpack, raccogli ma non usiamolo. Munizioni. Ok, ragioniamo con calma. Questo già lo possiamo prendere. Ecco cos'erano questi affari. Ora ha tutto molto più senso. E ora azioniamolo con questo bellissimo cadavere, stando anche un pizzico lontani. È vero, non sto quasi mai controllando i cadaveri per vedere se avessero altro. Quello è un altro. No, quello è un cadavere. Vedo delle fiamme piuttosto potenti. Oh diavolo. Non è proprio uno dei posti dove vorrei stare maggiormente. Decisamente no. Altro? Ma giù troppo lontano. Perché vede tutto dalla sicurezza della distanza. Questo dovrebbe essere come dovremmo essere orientati. Oh diavolo! E qui. Ah, si sposta su più livelli il tutto. Capisco. Non so se ha avuto nessun tipo di effetto.
Ok, è uscito. Forse l'abbiamo ucciso con la prima mina che gli abbiamo tirato? Addirittura? Può darsi. Non lo so dire. Ma noi ci possiamo sperare. Rubino. Questo penso che valga almeno a un nodo. Ah, dobbiamo aprire anche questa porta. Eccolo là. Oh diavolo. Ho qualcosa da tirargli qua? Cioè, sembrerebbe di sì, ma tutte cose non particolarmente reattive. Ah, ne ho un altro volendo. Posso lanciarglielo? Ah! Posso azionarlo con quello. Interessante. Chiamiamolo interessante. Sono alla ricerca di necromorfi con lo sguardo. Per ora non li vedo, ma vuol dire molto poco. Pochissimo. Ok. State tutti bene? Non pare. Non direi. Fase 3, Ellie. Strass, per quella porta, ora. Tieni la bada, ci sono quasi. Ora ho utilizzato un piccolo medikit, a quanto pare. Speriamo che riescano a reggere. Temevo fossero già morti e invece quantomeno stanno resistendo. Immagino che Strauss non stia aiutando moltissimo. Finché non c'è nemico. Tocca capire le fasi. Se le fasi... Oh, diavolo è questo posto. Se le fasi dovessero prevedere qualcosa di offensivo, nel senso di recare offesa fisica ad Ellie, quello sarebbe grave. Che è questo perso? Quello è già morto. Sì. Ti ho lisciato in qualche modo. Questo è male. Quella è una munizione che non usiamo. Rivetti. Penso che la venderemo. Una delle munizioni che vale di meno nella storia di questa base, ma... Bene così, immagino. Nodo. Questo è sempre positivo. Anche perché sento in qualche modo di stare indietro nella curva tecnologica. Qui è bloccato per il sistema energetico. Noi qui mi pare che ci siamo già passati. È vero, qui è dove stava Ellie. Qui è dove stavano loro. Ce l'avevamo fatta e avevano lasciato qualcuno di ancora vivo alle spalle. Ma non abbiamo visto i loro corpi. Ehi, 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 ehi. Mio Dio, Isaac. Lieta di vedere che sei ancora intero. Tutto bene? Sì. Le fasi sono quattro. Non con questo svitato. Le fasi ancora. Fase 4. Lei aspetterà. Dio mio, Strauss. Tutto ok? Va sempre peggio. Quale fase 4? Chi aspetterà? Dopo le viti. Dopo l'ago. Aspetterà. Non resisterà ancora a lungo. Dobbiamo fare in fretta. Di sopra c'è un mezzo industriale. Fa lo stesso percorso del treno passeggeri. Fase 4. Ci porterà al settore governativo. Aspetterà. Dobbiamo posizionarlo dalla rimessa. Vado io. Chiede. Io non conosco. Resta qui e tienilo d'occhio. Dopo l'ago. Lei aspetterà. Non sono troppo tranquillo a lasciare Ellie con Strauss. Ma per ora ci dovrà andare bene. Kit medico grande. Ok. In effetti potrebbe esserci d'aiuto come progetto. Wow. Anche tu stai a prendere fuoco? Probabile. Sì. Chiaramente.
Ok, altre munizioni. Non ci resta che proseguire. Togliendo probabilmente questi ostacoli di mezzo. Potremmo avere anche un approccio abbastanza veloce nel momento in cui ci siano tutte quelle fiamme. E probabilmente ci saranno necromorfi anche di qua in giro. Lo sento. O per esempio adesso non vorrei stare proprio a fianco a queste fiamme. Non so se quello sarebbe o meno un problema, ma non pare che sia strettamente un problema lì per lì. E probabilmente non lo è. Qui è bloccato. Oh diavolo. Oh diavolo, oh diavolo. Oh diavolo. Vieni qua, vieni qua. Questo è già morto. Ecco, l'unico che non era stato preso dalla stasi è quello a cui serviva. Stai buono. Ok, 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 ok. Tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Ok. Nessun problema. E qual è il problema? Abbiamo passato 2 anni insieme, Isaac. 2 anni. Ma è stato il periodo più bello della mia vita. Ero felice. Avevo tutto ciò che volevo. Finché tu mi hai fatto dubitare di me stessa. Io? Adesso sono anche colpevole di chissà cosa? Grazie, mi serviva un po' di senso di colpa. Davvero. Allora, oltre al semiconduttore rubino e 2 pack di stasi, che forse è il caso di utilizzare, ho ancora poche munizioni. Un solo medikit. Kit medico piccolo, che potrebbe essere il caso comunque di utilizzare adesso. Usiamolo, perché il piccolo davvero ci ripristina una quantità risibile. Lo sapevo! O meglio dovrei dire, temevo sarebbe potuto succedere. Anche se l'avessi saputo forse mi sarei comportato in maniera leggermente diversa. Ma lo temevo grandemente. Bastardi. Ora là dietro... possiamo ottenere qualcosa in maniera più o meno subdola. Anche se probabilmente dalla sala condotto. Un bel po' di stanze bloccate. Adesso possiamo utilizzarli se l'avessi selezionato bene. Attaccando nessuno là dietro. Devo cercare di non prendere io la sacca, che questi simpatici ragazzini sono nostre armi. L'importante è colpirli in testa e non dove esplodano. Triste. Invero molto triste. Ma efficiente. Ok. Qui infatti, oddio, un'altra di queste parti qua. Dimmi che non ci viene nient'altro. Parrebbe di no. Questa stanza non è stata delle più simpatiche finora. Ne abbiamo viste di migliori. Non era questo il momento. Abbiamo sbloccato un passaggio, ma fate in fretta, li abbiamo dietro! Ritroveremo!
Allora, ci ha danneggiato il fatto che il corpo di quell'essere sia arrivato qua. Muori. Maledettissimamente muori. Non abbiamo altri colpi? Comunque sì, di quest'arma la cosa più potente sono le mine, chiaramente. È molto potente, tutto a distanza ravvicinata. Ho ucciso con un colpo solo quell'essere, che ci ha danneggiato arrivandoci addosso. Usiamo il medikit subitamente. Non è una bella situazione. Pressione elevata è dove dobbiamo andare, ovviamente. Pericolo elevato. Abbiamo un negozio. Ok, allora, mine di detonazione, kit medico grande. Fin qui tutto bene. Vendiamo il pack di stasi come i rivetti. E il semiconduttore di rubino, sì. 25.000. Kit medico grande costa 10.000. Non è fattibile al momento. Direi che non sia fattibile. Spendiamo un tot nella nostra arma di base, che comunque è quella che tende sempre a darci delle ottime opzioni. E comunque continuiamo sui nodi, per quanto possa sembrare sbagliato, perché dobbiamo continuare a potenziarci sempre, costantemente. Siamo indietro. E quindi torniamo qua. Come siamo messi adesso a munizioni? Ne abbiamo altre 27 oltre alle 20 che abbiamo qua. Inizia a essere un numero vagamente. Dove? Laggiù. Tu che diavolo sei? Ecco cos'è. È una massa di questi tizi. Questa è nuova. Questa è nuova. Mamma mia. Poi ci sono tanti modi di essere una razza aliena e volerci massacrare tutti, ma dovete anche essere così disgustosi. Maledizione. Ok. Semiconduttore d'oro, sono altri 3.000 se non erro. Utilizziamoli subito. Anche perché ci occupo uno slot dell'inventario. Cosa che non mi fa troppo piacere. E compriamo, però, in tutta onestà, altre munizioni. Ce l'hanno fatta sprecare moltissime. Basta così. Ok. Va bene. Non sarà facile, non sarà bello, ed anzi, sarà disgustoso, ma dobbiamo andare avanti. Abbiamo anche qualcuno di vivo che potremmo rischiare di salvare. Questo è qualcosa di nuovo.